Hello guys and welcome back to my channel. Bentornati a tutti su Clarissa Beauty Girl e Reduce del Black Friday. Sono qui oggi per recensirvi, dopo la strafigata della Cyber Palette di Urban Decay, una nuova palette sempre presa, come vi dicevo, nel Black Friday. E oggi andiamo a parlare della Teddy Bear di Too Faced. Questa palette, da quando è uscita, mi ha fatto letteralmente battere il cuore, perché penso innanzitutto che la selezione di colori sia veramente formidabile, una selezione veramente stupenda, che fa sì che vi possa dire che questa sia una palette completa, quindi da utilizzare tutti i giorni, perché all'interno ha veramente tutto quello che serve per fare trucchi easy e trucchi invece molto più scintillanti. Quindi per me è già un 10 a vederla così. Però la apriamo. Vi dico che comunque ha un prezzo leggermente più alto delle altre Too Faced, perché comunque sia all'interno abbiamo meno prodotto, la palette è più compatta, che da una parte è meglio perché fa sì che possiamo portarla più agevolmente in giro, ma comunque se c'era un po' più prodotto non è che era male per noi che andiamo a pagare praticamente quasi 50 euro di packaging in metallo, bellissimo, con l'orsetto in rilievo. Trovo che la selezione di colori sia letteralmente pazzesca, a me fa battere il cuore già così, perché comunque ho tutti quei neutri sul nude che utilizzo tutti i giorni, ho tutte quelle varianti più scintillanti sull'oro e più scintillanti sul rosa, e secondo me questa è la palette, cioè è la mia palette preferita di tutta la mia collection. Io ho detto tutto, cioè ho tipo collezionista di palette da anni e anni, da una vita, e secondo me questa è ufficialmente la palette che ho nella mia makeup collection, è quella che sicuramente da oggi in poi utilizzerò di più, ma non mi dilungo troppo perché voglio lasciarvi al look che sto indossando e che ho realizzato con questa palette, e poi inizio le considerazioni finali. Allora ragazzi, innanzitutto ho creato la base. Utilizzando il Nivea Q10 che ho acquistato recentemente e che mi piace un sacco, quindi le novità del periodo che mi piacciono un sacco. E adesso sono super emozionatissima di provare finalmente questa palette che è stupenda, sia fuori che dentro, un po' piccina ma stupenda. Cioè, guardate che meraviglia! Voglio fare un trucco un sacco carino per oggi, che è sabato pomeriggio. Transizione sulla piega palpebrale, questo grande qui, che si chiama Too Faced, che penso che sia grande apposta proprio perché è quello dei jolly, che si va a usare sempre per dare profondità allo sguardo. La scrivenza, già vedo come appoggio il pennino, che è pazzesca, come solo Too Faced sa essere. E inizio questo make-up. Creata, diciamo, la transizione con quel fantastico colore, voglio andare a utilizzare un colore un po' prepotente ma che a me piace tantissimo, che qui non ci sono i nomi quindi ve lo indico tantene, quindi lo utilizzerò qui in fondo all'occhio e leggermente sotto in entrambi gli occhi, ovviamente per creare profondità allo sguardo. No vabbè, parla da sola, i matte sono fantastici, cioè ho già provato due matte, sono fantastici, ma la maggior parte dei matte dei colori in questa palette sono matte, abbiamo giusto tre shimmer qua su, che adesso utilizzerò sicuramente questi qui per andare a riempire l'occhio, e sto sognando, è fantastica questa palette, posso dirvi che già mi piace tanto, quindi pulisco il pennello e vado a utilizzare questo qui in mezzo, che padder, ecco, ce l'ho sempre qua sopra a disposizione di sé, qualcosa che avete visto già in altre recensioni palette, perché
ho tanti pennelli, ma non mi vado tre volte di smaltirmi, quindi questo pad trovo che sia veramente così, ma spendendo 6 euro una rivoluzione. Ok, vado a mettere il colore shimmer, sono super 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 curiosa di vedere com'è. Spero che mi scriva che non mi deluda questo colore. Ecco, infatti non scrive niente, perché probabilmente, ve lo dico io, è un po' in crema e quindi vado a utilizzare il mio polpastrello che pulisco. Ecco, sul polpastrello già ragioniamo. Allora mi raccomando, gli shimmer con il polpastrello, altrimenti col pennello vi scretano la cialda e non scrivono. Che bello, adoro. Guarda, già vi dico, prima delle considerazioni finali, che questa palette, cioè, quando mi finisce la ricompro all'infinito e farà sicuramente parte della mia beauty routine di make-up, soprattutto quella del fine settimana. Lavorando, facendo un lavoro che comunque non richiede chissà quale bella presenza, non è che sto a bruttarmi. Fantastico, bellissimo, ho pochissime passate senza rovinare le cialdine, mi dispiace un sacco rovinare le cialdine, è stupendo. Adesso vado a illuminare il tutto con questo colore che è il più chiaro, è un matte, quindi penso che scriva molto, ma devo cambiare pennello perché adesso vi faccio vedere, sono trabordanti di cose, la mia scrivania a make-up è trabordante di cose. Ecco, no, ma non si tutto quest'altro. Questo pennellino con la punta arrotondata prendo il matte più chiaro che è questo all'estremità sinistra della palette e lo vado a mettere tutto inizio e sotto. Guardate, molto scrivendo anche questo, nonostante comunque sia un tono chiarissimo che la telecamera in teoria si percepisce poco, comunque si vede, e ho aggiunto anche un pizzichino di glitter così di oro, però io li vedo, sono bellissimi, non sono riuscita a vederli voi, e comunque il make-up è completato, perlomeno per quanto riguarda questa palette. Adesso completo come sempre con l'eyeliner, matita e mascara, che sono come sempre, vi faccio vedere, della formula pura di Deborah, con matita e mascara formula pura di Deborah, perché utilizzo questa, cioè, questa linea qui di make-up per tutti i giorni, proprio finché male indistintamente, perché adoro. Metto un po' di illuminante che è sempre una linea biologica però di natura verde, che purtroppo se la Deborah mi sta sentendo dovrebbe fare anche un illuminante sulla sua linea. Quindi utilizzo questa natura verde, che è questo colore qui che mi piace tanto. Faccio un po' di contouring e praticamente torno da voi per le considerazioni finali di questa palette che già amo. Ok ragazzi, che dirvi? Questa palette mi fa veramente battere il cuore. Ribadisco che la mia palette preferita in assoluto, assolutamente, la Teddy Verdy Face, ha una performance per quanto riguarda gli shimmer e i matte veramente un odore buonissimo, una performance sugli occhi pazzesca e la varietà dei colori 10 lode. Quindi, cioè, per me la recensione finisce qui perché non devo aggiungere altro, è straconsigliata veramente a chiunque, performantissima e tutto, ecco, ha un prezzo leggermente altino nella media delle palette, ma ovviamente secondo me rivale tutti. Quindi se vi piace ve la straconsiglio, compratevela perché non sbagliate per niente. La utilizzerete tranquillamente perché ha veramente colori fantastici, bellissimi da utilizzare anche tutti i giorni, quindi sicuramente se la utilizzate non sarà un acquisto sprecato. E per oggi è tutto, è sempre un super mega bacio, ringrazio tutti i nuovi iscritti e chi volesse farlo invitandovi a cliccare qui sotto, a lasciare un like, e noi ci vediamo prossimamente con nuovissimi video.